Bentornati in studio, spazio dedicato all'Archeo Club, insieme al professore Pecoraro, il sindaco di Buccino, Parisi, a cui facciamo gli auguri e i complimenti per la sua fresca nomina, prima uscita pubblica, insomma, del ritornato sindaco di Buccino, che torna alla carica per promuovere un patrimonio enorme. La cornice in cui tutto inseriamo, professore, è la notte dei musei. Sì. Dal prossimo 19 maggio, quindi... Ci sarà una... Questa notte finirà alle ore 2 della domenica successiva, quindi sabato prossimo e domenica. In tutta Italia, però noi ci concentriamo chiaramente sul nostro sud e sui nostri beni. Praticamente parleremo di Torre Annunziata, poi ovviamente di Buccino, viceversa, e poi anche di Napoli, dove si ritorna alla Certosa di San Martino per un discorso che è sempre bello fare e rifare, ripetere, perché... La Certosa è veramente un gioiello. Eh sì, abbiamo già in collegamento, così salutiamo subito gli amici, tre amici da Torre Annunziata, siamo nella provincia di Napoli. Ci ascoltate, ci sentite? Sì, siamo qui in attesa. Allora, in concorrenza il bello dell'Italia, possiamo dire, in questa notte dei musei, no? Sì, certo, come no. Capita anche per noi anche un momento particolare, perché il nostro Giroplonti compie un anno. Un anno di vita, vabbè, diciamo un anno di vita emersa, poi c'è qualche annetto prima, no? Diciamo un paio di migliaia di storie. Ah sì, certo, come no, non avevo capito la domanda. Cosa farete nella notte dei musei, voi a Torre Annunziata? Allora, abbiamo attivato per la notte dei musei un classico percorso di giroplonti, con partenza dalla Real Fabbrica d'Armi e quindi dalla Sala d'Armi, con una visita guidata alla Sala d'Armi. Poi c'è un percorso cittadino in cui tocchiamo altri siti culturali, tra cui la Chiesa del Carmine. Arriviamo alla Chiesa dell'Immacolata Concezione, c'è qualche sosta per visitare una bellissima terrazza di un locale torrese, un po' di arte, un po' di caffè Mauro, un po' di arte bianca lungo il percorso, per poi arrivare alla Basilica della Madonna della Neve. Successivamente dalla Basilica della Madonna della Neve ci porteremo alla Villa di Poppea, agli scavi di Oplontis, dove abbiamo allestito anche un piccolo evento con una mostra di artigianato, un po' di spettacolo e una degustazione di cassata di Oplonti. Cassata di Oplonti? Sì, la cassata di Oplonti, un dolce che stiamo cercando di lanciare, che chiaramente fa esplicito riferimento alla cassata disegnata su un affresco conservato nella villa di Poppea. Noi qui in studio abbiamo, insieme al professore Pecoraro, il sindaco di Buccino, che voi conoscerete sicuramente, no? L'antica Volcei, facciamo anche delle sinergie, la conoscete, sì? Prego. Conoscete l'antica Volcei, abbiamo qui il sindaco di Buccino, è una vostra, tra virgolette, concorrente nella notte dei musei. Beh, non c'è concorrenza per quanto riguarda i beni culturali, credo. Cioè, se c'è concorrenza, credo che sia una sana competizione a divulgare la cultura. E poi magari ci si mette insieme e si fanno cose unite. Anche voi avete la cassata, sindaco? Certamente. Lo spirito di Giroplonti è quello di creare una rete, quello che poi abbiamo fatto tra le associazioni impegnate sul territorio, ed estendere man mano questa rete anche ad altri comuni, come no? Allora, ascoltiamo il sindaco di Volcei, di Buccino. Allora, la vostra cassata com'è? Penso che sia quantomeno uguale a quella di Torre. Sì, insomma. Anche noi riviviamo questi momenti importanti. Si rivive l'antica Volcei anche sotto l'aspetto gastronomico, che non guasta. Soprattutto per le nostre zone. Poi insomma abbiamo questo patrimonio straordinario che ancora va valorizzato, almeno nei contenuti e nei particolari. Questi sono momenti importanti, che penso che non solo per l'antica Volcei, ma per tutta la regione Campania, dobbiamo in qualche modo sfruttare e per farci conoscere ed apprezzare.
ci sono, visto che abbiamo parlato di cassata, ci sono tutti gli ingredienti per farlo, noi ci contiamo molto. E poi c'avete, oltre alla città che sta sotto, chi va a Buccino, la città che sta sopra, sono due città, poi ci spiegherà meglio il sindaco, ci sono anche le antiche botteghe romane. Sì, no? Sì, le botteghe romane. Tanto che... di banco di esposizione. Certo, originalissime e che fanno un tutt'uno con questo museo all'aperto. Non a caso noi sin dai primi momenti abbiamo... chiamato il nostro centro storico, il nostro centro culturale, le due città, cioè una città che vive sopra ed una città sommersa con tutto il suo splendore e che ovviamente in quanto tale è visitabile e mi permetto di dire è da visitare. La stiamo vedendo intanto. Professore, io non le chiedo dove andrà perché sennò poi la picchia. No, mentre il sindaco parlava, io ho ricordato con la mente, sono riandato un po' indietro negli anni, quando feci col professore Marcello Giganti una prima visita al sito di Buccino, mentre partivano questi lavori che hanno portato al recupero delle antiche dimore al di sotto dei palazzi contemporanei, ed è stato veramente per me quello un momento veramente grandissimo. Ho visto questo grande filologo che parlava quasi con le lacrime agli occhi di questa sua città che rinasceva, e che poi veramente è una cosa suggestiva, perché noi abbiamo queste dimore, diciamo, di età classica, che sono al di sotto dell'edilizia contemporanea, e poi sopra abbiamo il castello medievale, quindi è un percorso che comprende quasi perlomeno una ventina di secoli. Sì. Anche prima, perché ci abbiamo poi, sì, parleremo anche dell'antico tempio dove è stato trovato il famoso melograno, andiamo molto molto prima, però salutiamo gli amici di Torre. C'è Luisa da quella parte che dovrebbe ascoltarci. Allora, c'è Luisa Guarino in rappresentanza dell'Archeoclub e Giandola Elian in rappresentanza dell'Associazione Elian. Ed è lei che è Giandola che organizzerà anche il mercato del mercatino dell'artigianato. Ecco, passo Luisa. Luisa, un motivo per venire a Torre. Come diceva Filippo, il Giro Plonti, quindi il giro della città, terminerà con la visita della villa di Poppea, una villa d'ozium bellissima che un personaggio del calibro di Sgarbi ha definito, i cui dipinti ha definito come i migliori dell'antichità romana, quindi una chicca per tutti gli spettatori di Telecolore da non perdere. E quindi noi ci occuperemo delle visite guidate al solito, ovviamente sempre totalmente gratuite, come anche l'ingresso, e Elian, cui adesso passo la parola, si occuperà invece lungo la via Sepolcri, che è appunto la via prospiciente la villa di Poppea, di organizzare il mercatino di cui adesso lei si parla. Sì? Come no, mercatino, sì. Filippo prima, poc'anzi, l'associazione Elianes è ben felice di far parte appunto di questa rete di associazioni che vogliono promuovere di nuovo la ripresa di Torre Annunziata e quindi del suo gioiello più bello di Oplonti. E quindi noi saremo presenti con questo mercatino artigianale che raccoglierà sia gli artigiani del proprio territorio, quindi Torre Annunziata, che avranno la possibilità di farsi conoscere come tutto il resto, e anche gli altri artigiani e hobbisti del Vesuviano. Quindi faremo in modo che coloro che parteciperanno al Giro Plonti potranno vedere un'immagine diversa appunto di Torre Annunziata e quindi potersi anche svagare e divertirsi. Passo adesso. Grazie, io saluto gli amici di Torre Annunziata, ritorniamo in studio, in bocca al lupo. Allora, concorrenza agguerrita però fa bene, no professore? No, certo. Dobbiamo proiettare. La concorrenza è l'anima anche della cultura. Perché... Non solo del commercio. Certo. Però qua è tutto gratuito e bisogna trovare anche le risorse, poi al limite chiederemo al sindaco dove le trova le risorse. No, la cosa è poi, tornando a questa prima visita che feci col professore Gigante, che per me è rimasto indimenticabile, a Buccino, a Volcei,
era il fatto che poi ci fossero dei ristoranti tipici abbarbicati attorno a questo centro storico che riprendeva vigore, che ritornava a vivere, che riprendeva consistenza. Per cui noi dopo il giro andavamo pure a mangiare, ma era, ripeto, un cibo veramente cosa genuino. Cosa mangiaste? Non lo ricordo più, ricordo soltanto il sapore, veramente, mi pare che fossero degli arrosti che avevano preparato, quindi insomma veramente si riuscì a trovare una sinergia. Tipico prodotto del luogo, insomma. Esatto. Sì, una sinergia tra il meglio della cucina e il meglio della cultura e della storia. D'altra parte, noi sappiamo che tutte le volte che ci tolgono la memoria storica, il paese regredisce. Qui è inutile riandare con la mente a Parmenide, il quale diceva che era la memoria la custode della rinascita di un territorio. E certo. Per cui... Allora, qui stiamo vedendo le immagini molto belle. IV secolo avanti Cristo, perché prima di arrivare al paese c'è un antico tempio, necropoli, insomma, sì. che è sotto il paese, messo in sicurezza, perché lì c'è stato bisogno di grandi lavori. Anche, insomma, si parte da lì, siamo al IV secolo, V secolo avanti Cristo. Quindi siamo a 25 secoli di storia. Scusate se poco. Qual sarà il programma di chi viene per la notte? Poi, non solo la notte, potete andarci in qualsiasi momento, chiaramente a Buccino, però sabato e domenica sarà un momento particolare. Sì, no, ma sicuramente, come giustamente si sottolineava, il museo e il parco possono essere visitati in qualsiasi momento. Certo, questo è un giorno di festa per la cultura, all'interno della quale penso che anche l'antica Volcei possa dire la sua. Ci saranno visite guidate sia nel museo che nel parco, associate così, come dicevamo prima, a questa buona gastronomia. Si rivive l'antica Volcei anche sotto l'aspetto gastronomico. Speriamo che insomma, non solo la gastronomia, ma anche i luoghi da visitare possano essere apprezzati e valutati da molta gente, da molti turisti, da molti amici che sicuramente verranno a trovarci. Non ultimo, io l'altro giorno ho avuto modo di ricevere una delegazione tedesca a Buccino, dopo il percorso che hanno fatto sia del parco che del museo, sono rimasti letteralmente esterrefatti, meravigliati. Gradirei, facendo una Tanto semplice considerazione, i monaci basiliani, un'altra presenza che c'è stata, certo, io intanto vedo le immagini così da qualche indicazione, sì. Qua siamo passati, diciamo, nei primi secoli dopo Cristo, sì. Quindi la presenza, sì, basiliana. Beh, questo è il castello. Questo è il castello medievale, quindi un altro passo, sì, avanti, sono altri millenni. Beh, ci sono, così come diceva giustamente il professore, ci sono varie stratificazioni storiche, quindi di per sé anche culturali. E dicevo, come sindaco gradirei che vi fosse una maggiore attenzione per queste realtà. Ovviamente è una discussione che va anche al di là di Buccino, perché penso che i nostri paesi, proprio attraverso questi momenti e più in generale attraverso una migliore cultura, se mi è consentito di dire, possono risollevarsi soprattutto dalle macerie che in questo periodo di grande crisi economica e finanziaria soprattutto i comuni piccoli, per non dire quelli piccolissimi, sicuramente sentono più delle altre parti, insomma. E anche poi il comune c'ha una sede recente, siamo nel 500, no, per... Sì. Se la paragoniamo con il professore degli agostiniani veramente, insomma, ci sarebbero ore ci vorrebbero. Sì, ma la cosa, la scommessa da vincere è proprio questa: noi abbiamo un patrimonio a portata di mano, per valorizzarlo non si devono creare particolari infrastrutture, già ci sono. Questo è il caso di Volcei. Per Nocera noi abbiamo un percorso lineare che viene fatto lungo le strade attuali. Ci vuole solo l'intelligenza di far sapere che esistono dei posti che hanno delle caratteristiche che sono uniche. Io vorrei trovare un altro paese che
che vive ancora, immerso nel contemporaneo, e che sotto alle proprie radici le rende visibili, come nel caso di Buccino, e un altro paese come il mio, come Nocera, che ha messe su una stratificazione lineare 25 secoli di storia da vedere subito. Quindi dobbiamo fare uno sforzo per far conoscere queste caratteristiche che sono uniche, sulle quali possiamo chiedere l'intervento di persone di ogni parte del mondo. E poi dobbiamo organizzarci, dobbiamo organizzare risorse giovanili attraverso un APS che produca lavoro e reddito. Queste sono le grandi scommesse che abbiamo di avanti. Il Che Guevara della cultura, il professore, il Che Guevara della cultura, però il punto d'arrivo principale è la grande capitale di questo mezzogiorno, da cui poi si può diramare, poi tra l'altro per chi ci guarda sul satellite Buccino si raggiunge in pochissimo, Napoli, Salerno, Salerno-Reggio Calabria, uscita Sicignano degli Albulmi, la prima uscita verso Potenza, ci si arriva in pochissimo, strade per fortuna. Io immagino un'altra cosa, vorrei suggerire al sindaco, di fare un appello a tutti i buccinesi fuori nazione, fuori Italia, perché facciano uno sforzo e in qualche modo dia una mano alla rinascita del territorio, in questo momento, diciamo così, drammatico e difficile per il paese. Parlavo di Napoli, professore, no? Poi parliamo di Napoli, che c'è invece? Napoli invece abbiamo questo presidio dei monaci certosini, alla Certosa, dove il patrimonio è talmente sedimentato, è così grande l'accumulo di tele, di reperti archeologici, eccetera, che praticamente ci vuole un grandissimo tempo a disposizione per dipanare queste tappe, che sono messe come concentrate. Cioè rendere fluido una condensazione di antichità così forte come quella che è stata su San Martino è veramente un'opera non facile. Bisogna dare molto merito agli amici che si stanno occupando di rimettere in giro questo. I pregi che sono appunto sedimentati lì. Che poi, amici che dovrebbero essere, credo, già... No, non sono ancora. No, li avremo successivamente. In occasione di questa apertura. E comunque noi in ogni caso... Quando parliamo di San Martino, eccetera, e del forte di Sant'Elmo, rimaniamo soggiogati perché lì ci fu la rivoluzione napoletana nel 1799. Poi c'è anche il gossip legato a San Martino, no? Perché si portano i dolcini, lo diciamo, a San Martino si portano i dolcini, devono portarli i mariti alle mogli, esatto, per non essere cornificati. Esatto. Quindi, allora, noi intanto... poi abbiamo ancora da Catania, ci stiamo un po' più a sud, dalla bellissima Sicilia, che mi vedrà quest'estate, insomma, perché siamo in Italia. Il nostro amico ha già programmato la sua vacanza. Sì, io vado a Buccino, vado a Pollio, no, cioè, a Buccino c'è veramente bello da vedere, ma a parte tutto, veramente un territorio bellissimo, un territorio proprio del sud. Certo, si respira il sud a Buccino. Ma vedi, quella cosa a portata di mano, cioè tu non devi fare uno sforzo titanico per andare a scoprire queste cose qua. Stanno lì, attendono solo che noi compiamo questa visita di conoscenza. Catania la lascio a lei, perché lei è vulcanico, quindi la lascio no, a lei. No, qui abbiamo una bellissima mostra, il titolo di questa esposizione è Armonia e disarmonia della forma ripetuta. Anche nelle ripetizioni ci sono armonie. Questa mostra... si fonda sulle opere di due artisti, Cesare Galluzzo e Vincenzo Marsiglia. Io naturalmente mi affido al mio amico Matteo Galbiati, che è il curatore della mostra. Non so se Matteo sia in linea. Matteo? Pronto? Buongiorno Antonio, buongiorno Salvatore, buongiorno ai vostri ascoltatori. Matteo, facci da guida, da cicerona in questa mostra che tu hai curato a Catania. Grazie, vi rinnovo il ringraziamento per l'attenzione delle iniziative che promuovo, degli artisti che sostengo e dei galleristi che in questi periodi di estrema difficoltà incentivano le ricerche dei giovani artisti. Questi due artisti presenti in mostra, Vincenzo Marsiglia e Cesare Galluzzo, sono due artisti giovani con due percorsi differenti. Cesare Galluzzo è più giovane di Vincenzo, per cui ha un curriculum che si sta strutturando, mentre Vincenzo è già conosciuto e apprezzato nell'ambiente artistico nazionale e internazionale. Volevo rivolgere poi un ringraziamento sentito a Daniele Salvatorrisi, il gallerista che ha ospitato questo progetto, perché l'ha accolto senza porne nessun tipo di condizione, accogliendo le mie scelte curatoriali, le scelte delle opere che ho fatto negli studi degli artisti. La mostra presenta due ricerche
simili ma allo stesso tempo estremamente diverse, personali, individuali ma allo stesso tempo uniformi, che si possono in qualche modo leggere in armonia le opere dei due protagonisti. Al margine dell'errore era il titolo della mostra, armonia e disarmonia della forma ripetuta. Al margine dell'errore non inteso nel senso negativo di sottolineatura con la penna rossa e blu in senso scolastico, ecco, no, l'errore è inteso come margine minimo, limite minimo prima o immediatamente dopo l'idea di perfezione e di armonia assoluta. Ecco, il lavoro dei due artisti si fonda su una ricerca astratta, minimale, con elementi che si ripetono. Nel caso di Vincenzo Marsiglia, questa forma di stella che è diventata negli anni una sorta di suo logo distintivo, una sorta di impronta digitale che caratterizza la presenza dell'artista e si moltiplica all'interno delle sue tele e ultimamente anche in opere digitali, video, in cui questa stella va a interferire con delle riprese in differita. Ecco, però queste opere non sono presenti, io mi sono concentrato più che altro in mostra sulle sue opere pittoriche, su alcune sue carte. Cesare Galluzzo invece prende delle forme geometriche più minime, la forma del quadrato, il rettangolo, che vengono presentate nelle opere attraverso lo sviluppo della materia. Lui interessa partire da una sostanza precisa, molto contemporanea e in qualche modo antiartistica, che è il cemento, anche facendo riferimento agli artisti storici della tradizione, e da questa presenza solida, materica, un po' fredda, un po' algida, cerca di farla diventare sensazione. Quello che a lui interessa, ma anche a Vincenzo Marsiglia, è proprio questa idea di proiettare lo sguardo all'interno di una sensazione che diventa visiva e musicale allo stesso tempo. Di qui questa idea di armonia e disarmonia, nel senso di assenza di armonia, come inteso come pausa di visione all'interno dei loro lavori. Matteo, vorrei suggerirti, visto che siamo in argomento, stavamo parlando qui della notte dei musei, sì. Queste mostre che tendono a esaltare l'armonia o la disarmonia delle forme potrebbero avere una cornice molto bella se venissero svolte in qualche maniera all'aperto nei centri diciamo di antica cultura, cioè anche negli scavi archeologici, per creare appunto un'occasione di incontro e mostrare il rapporto tra l'armonia contemporanea con quella invece dell'età classica, anche più antica. Questo sarebbe un progetto di grandissimo interesse, anche perché tutti e due questi artisti specifici, ma anche gli altri di cui ne abbiamo già parlato, avrebbero l'ambizione di porsi in dialogo, come già fanno, in maniera più ridotta, se volete, più concentrata all'interno dei percorsi delle mostre, mettersi in dialogo con quello che è la storia, cioè avere il grande confronto con la storia, per cui l'idea di inserire in ambito ambientale, magari pensando, non so, agli scavi archeologici o cose di questo tipo, sarebbe un progetto di grandissimo interesse. Il problema è sostenere finanziariamente queste cose. Ritorniamo sempre al solito problema. Ritornello. Dobbiamo mettere a regime la faccenda e cercare di renderla economicamente valida, per esempio venendo magari anche a Buccino nel mezzogiorno, che siamo ricchi di queste cose qua. Comunque un appuntamento che possiamo mettere nelle ipotesi future. Allora, noi salutiamo Matteo Galbiati, ricordiamo la mostra fino al 1° luglio è in via Pola 11 a Catania. Grazie, poi volevo solo farvi un'anticipazione sulla quale stiamo lavorando. Probabilmente in autunno la mostra verrà trasferita da Catania a Chiavari presso la Fondazione Zappettini, però questo è ancora tutto un percorso da costruire, ma vi terremo informati in merito. Grazie a Matteo Galbiati. Buone cose a te. Noi ritorniamo. Grazie, arrivederci. Noi ritorniamo al nostro sindaco, però si bussa, cioè il problema è sempre quello. Il vil denaro. Ma noi la scommessa che abbiamo noi è di rendere produttivo economicamente il bene antico. E mettendolo in rapporto, certo, con la contemporaneità. Ma fermo restando la valenza storico, scientifica e culturale dei siti. E mi pare ovvio e scontato che questi momenti, così come sottolineavo un attimo fa il professore, devono essere produttivi. Non solo sotto l'aspetto ovviamente di una comunità, di una collettività, ma soprattutto per dare
una speranza, un futuro ai nostri giovani. Certo. Partiamo da un presupposto molto semplice. Insomma, l'Italia è ricca di storia e se noi non riusciamo a, in maniera esponenziale, a rendere produttivo e attraverso la produttività a far sì che i giovani possano trovare una loro dimensione lavorativa in questi momenti, e io penso che è un fallimento. Certo, noi non eviteremo l'esodo delle intelligenze, che è il fenomeno di emigrazione più allarmante che sta... Certo, poi ovviamente, come dire, questa produttività può avere varie sfaccettature, più di merito rispetto alla gestione dei beni culturali, ma anche un indotto rispetto al quale ci vuole la giusta attenzione. Questo è la grande scommessa, questo è l'auspicio per quanto mi riguarda nella qualità di sindaco di Buccino, o per meglio dire dell'antica Volcei, visto che parliamo della notte dei musei, e io questo chiederò come sindaco, l'aiuto che chiederò alle istituzioni competenti, di aiutarci a far sì che questi momenti, sui quali si è investiti e si è investiti anche, insomma, in maniera abbastanza corposa da un punto di vista economico, ci sia un ritorno sotto l'aspetto sicuramente della produttività, sotto l'aspetto culturale che è la premessa a tutto, ma soprattutto per quanto mi riguarda il lavoro per i giovani. Allora, noi intanto sono ancora in linea gli amici di Torre Annunziata, un saluto veloce, poi salutiamo anche in studio. Insomma, l'importante è che le migliori energie restano qui sul territorio. Noi abbiamo questa enorme fabbrica della cultura che ancora non gira bene, non siamo neanche al 5% secondo le stime di alcuni esperti. Poco. Perché sennò poi succede che i migliori se ne vanno e i peggiori ce li lasciano tutti quanti qua. E sappiamo quali guasti siano capaci di produrre. Allora, o Pronti, bellissima, più bella di Pompei, dice qualcuno, però qui non stiamo facendo concorrenza al sud, assolutamente. La notte dei musei, abbiamo visto, ci sono mercati, iniziative, tanto altro. Un motivo in più per venire ad Opronti, qual è? Così ci salutiamo. Il motivo in più per venire ad Opronti, oltre alla meraviglia della villa di Pompei, è anche un altro. Ad esempio c'è la possibilità di visitare la sala d'armi dello Spolettificio, che contiene ha un valore culturale straordinario. Se si considera soltanto che sono custodite all'interno della sala d'armi delle pannellature che raffigurano i vari stadi di lavorazione delle armi che si producevano già dal 1700 e che sono uniche in tutta Europa, hanno un valore didattico straordinario ed sono assolutamente da visitare. Questa è una delle tante cose, per non parlare poi delle terme vesuviane, per non parlare poi delle bellissime strutture delle chiese, le basiliche che abbiamo a Torre e che sono pregne di storia, di tradizioni e di cultura. Vi aspettiamo gli amici di Telecolore, che ringraziamo per la cortese disponibilità, all'amico Salvatore De Napoli. E un bocca al lupo anche agli amici di Buccino e al sindaco. Mettetevi in contatto con molta attenzione. Mettetevi in contatto e fate sinergie. Lui manda i suoi da voi. Mettetevi in contatto. È il modo migliore. Facciamo anche una gara di cassate, dice Salvatore De Napoli. Non poteva pensare l'altro. Ecco, Salvatore. Magari insieme anche per assaggiare la cassata di Opronti. Grazie. Allora, grazie a voi tutti. Buona giornata. Se d'accordo, facciamo chiudere al sindaco di Buccino. Grazie. Invece, un motivo per venire a Buccino, ne abbiamo detti tanti in più. Grande accoglienza in un paese splendido. Da visitare in tutti i suoi momenti, in tutti i suoi particolari, che vanno anche al di là dell'aspetto più specifico, quale può essere sia il museo che il parco. Un giro nel nostro centro storico rigenera non solo lo spirito e l'anima, ma si rigenera come persona. Così come diceva prima il professore, non bisogna inventarsi nulla, bisogna solo visitare ed apprezzare l'esistente, quello che è visivo.
Insieme a tutto questo c'è, e non guasta, lo dicevamo pure prima, un'ottima gastronomia, enogastronomia, che in qualche modo ci rende nelle, come dire, nelle migliori condizioni possibili per far sì che i nostri ospiti, i nostri amici, i turisti nel senso più classico e più generale del termine, possano veramente passare, trascorrere delle giornate meravigliose e spensierate. Allora, io ringrazio Parisi, sindaco di Buccino. Chi vuole, prima o dopo, va a fare la visita alle grotte a San Gregorio per il vino, professore? Dopo, se no, uno tante arriva. Cose, ma una cosa urgentissima che dobbiamo fare, magari anche in un convegno a Buccino, un convegno tecnico su come mettere insieme le energie e rendere produttivo ed economicamente remunerabile il patrimonio storico-artistico. Che cosa dobbiamo, quale via dobbiamo seguire esattamente? Perché qua si tratta di mettere i puntini sulle i, fare un progetto veramente specifico, questa azione piuttosto che quest'altra, questa iniziativa invece che questa, prendere le risorse in questa maniera e non in quest'altra, e quindi esaminarle con un grande spirito scientifico e poi metterle in atto. Grazie, grazie all'Archeoclub, al professore Pecoraro, noi ci vediamo lunedì prossimo con loro. Quando vuole il sindaco di Buccino, è un piacere averlo qui. Magari un giorno parleremo anche di politica e di altre cose. Oggi vi abbiamo risparmiato. Noi ci fermiamo ancora per una piccola pausa, fra poco.